Bond, James Bond, benvenuti a Sorseggiando, nuova puntata, siamo sempre qui negli studi della, della tenda perché per le nostre esterne ormai abbiamo deciso che aspettiamo il nuovo anno eccetera eccetera ma oggi vi voglio parlare di un progetto particolare, intanto faccio una piccola premessa eh, sono passati che forse sembra che non c'entra niente ma poi vedrete sono passati sette anni dall'ultima edizione di Divinando, che era un concorso, un concorso a livello nazionale a squadre di Sommelier, eh, promosso dalla, dalla FISAR, dove eh, bisognava superare vari livelli rispondendo a domande, in, a domande inerenti al mondo del vino. Io lo definivo proprio il vino nella vita, il vino nell'arte, nel cinema, nel, nel, nella cucina ovviamente, ma anche letteratura, pittura, eh, oroscopi, musica, cinema. Cinema. Eh, con la mia squadra eh, di colleghi e amici, tra l'altro siamo ancora i campioni in carica, ma insomma con la mia squadra, a parte l'allenamento teorico, eh, pratico, dell'allenamento con eh, i vini alla cieca, però ci siamo divisi le varie materie da studiare. Eh, io chiaramente, chissà perché, chiaramente mi sono presa la materia cinema o comunque la materia arti visive, quindi il vino che appariva nel cinema, nella televisione, in pittura, in tutte le arti visive. Lo sapevo, dentro di me lo sapevo negli anni che, ho fatto questo, che abbiamo partecipato a questo concorso. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata una domanda su Bond, James Bond, il più grande cultore di vino, il più grande intenditore di alcoli mai esistito nella storia del cinema. E quindi, per studiare, mi sono guardata e riguardata, guardata e riguardata tutti i film di James Bond. Ed ecco, questa puntata la voglio dedicare al più iconico James Bond che sia mai esistito, Sir Sean Connery indimenticabile recentemente scomparso. Allora, piccoli aneddoti, aneddoti sulla, sul rapporto di James Bond con il, il vino, piccole chicche. Lo Sherry del 1851. Eh, Notoriamente lo Sherry viene prodotto tramite il metodo Soleras. Vi prometto una puntata dedicata alle produzioni. Con metodo Soleras, ma ve la faccio breve. Il metodo Soleras è una serie di botti impilate a forma di piramide. La prima botte verrà riempita al 70%, alla vendemmia successiva verrà svuotata di una parte e riempita di nuovo al 70%, e così via di anno in anno e di botte in botte, quindi sempre svuotata di, un, una, cioè di una percentuale e riempita fino al 70%. Questo va a significare che le botti saranno, a seconda anche di quante botti ci saranno perché queste piramidi sono enormi: il vino nelle botti sarà sempre miscelato dal più giovane al più vecchio, ma anche, dal, anche le differenti annate. Quindi è impossibile risalire a una singola annata perché il vino sarà tutto mischiato. Quello che ne viene fuori da questo metodo sono dei vini spettacolari, buonissimi. Lo Sherry è un vino capostipite di questa produzione, ma ce ne sono molti altri che poi appunto vi racconterò in un'altra un puntata. Allora, nel film Cascata di diamanti. Eh, ad un incontro con M, James dichiara l'annata dello Sherry che sta bevendo. Alla giusta osservazione del suo capo che con il metodo Soleras è impossibile stabilire l'annata. James ribatte che si tratta della nata della prima botte riempita, il 1851. Unmistakable, inconfondibile. Solo James Bond poteva indovinare l'anno del riempimento della prima botte. Unmistakable. James è anche un raffinato estimatore e amante dello champagne. Lo beve da solo e lo beve anche in compagnia delle sue Bond Girl. E eh, tra gli estimatori della saga di James Bond c'è sempre molto imbarazzo nel decidere quale sia effettivamente la marca preferita da James Bond. Diciamo che anche la trasposizione tra libri e film mh, viene molto eh, viene interpretata diversamente in base allo sponsor del momento. Fatto sta che i film prodotti negli anni Sessanta eh, fanno tantissimi riferimenti al Dom Perignon, antica mesone, famosissima maison francese fondata eh, che prende il nome dal, dal frate che per primo scoprì o creò lo Champagne. Negli anni successivi, sia contemporanei ma anche successivi, mh, James pare apprezzare molto anche il Tattinger, anche questo prodotto da un'antichissima casa fondata, da un'antichissima un maison fondata nel 1734. Che ho assaggiato anch'io il Tattinger e in effetti non è che aveva torto James. Ma è negli ultimi anni, nell'era più moderna dei film di James Bond, che ci attestiamo un po' su una casa, su una maison particolare, la Bollinger, che fa proprio della collaborazione con la produzione dei film di 007 un, una leva particolare per il proprio merchandising. Tant'è che produce bottiglie dedicate proprio alla saga di 007. In particolare la Grande Année del 1999 che appare in Quantum of Solace. Eh, è stata prodotta in versione Magnum, vi ricordate abbiamo parlato delle bottiglie strane, differenti, grandi, ecco la Magnum, un, un litro e mezzo, in versione Magnum in una speciale confezione a forma di pallottola realizzata in stagno, di queste bottiglie ne sono state realizzate 200 più 007, ognuna numerata per crearne un esemplare unico e vendute a una cifra di circa 4000 euro a bottiglia, mica male. Ho assaggiato anche il Bonigé, buonissimo, spettacolare. Trovate una bottiglia, fate una pazzia, ma prendetelo perché è veramente spettacolare. Ma James Bond è shaked, not stirred, agitato e non mescolato. Martini Dry, vodka Martini, più raramente il Martini. James Bond è il Martini, lo beve sempre, ripetutamente con o senza gli altri alcolici durante tutto il film. Ma anche qui abbiamo una particolarità che non so quanti di voi possano conoscere e magari vi può interessare scoprirla. James beve questo cocktail in tutti i suoi film, ma è solo in Casino Royale che ne viene spiegata la reale ricetta e anche il vero nome. Il primo film che viene prodotto di James Bond è nel 1962, è 007 Licenze di Uccidere, che è quello con la Ursula Andres, tanto ve lo ricordate, perfetto. Ma quello era il sesto libro scritto da Fleming su James Bond. Il primo libro in assoluto è stato Casino Royale nel 1952. Ed è proprio da questo libro che poi partono tutti i fili narrativi che eh, ci porteranno al James di, di oggi. Ed ecco quindi che è nel Casino Royale che viene data la prima vera e originale ricetta del Vesper Martini. È tre parti di Gordon, gin, Gordon, una parte di vodka, mezza parte di China o Chaina Lillet, che è un vermouth dry molto raro ora sostituito con Lillet Blanc, il tutto shakerato con il ghiaccio e versato con l'aggiunta di una scorza di limone è il Vesper Martini. Perché Vesper? Vesper è la prima donna di cui James si innamora, forse anche l'unica, ma è la prima donna di cui Ves ehm, James si innamora, Vesper Lind, tant'è che gli dedica anche una frase particolarmente romantica per uno sciupa femmine come James Bond, Vesper Martini, una volta che lo assaggi non ne, pu non ne puoi più fare a meno. Uh, Ecco qua il cocktail perfetto. Il martini tra l'altro si chiama così per la casa che lo produce, ma il martini sarebbe un vermouth bianco. Creato a Torino nel 1700 si tratta di un vino bianco aromatizzato da una serie di erbe aromatiche alla base delle quali c'è l'Artemisia che è caratteristica anche per la creazione, per, la, la, per preparare l'assenzio. Ecco quindi il mio mini... Mini omaggio a, a, a James Bond e a Sean Connery, eh, un'icona del cinema, un'icona, un personaggio spettacolare. Eh, ognuno vede nei film, nei film eh, le sue particolari attraverso i suoi filtri personali. A me il rapporto dell'Agente 007 con l'alcol mi ha sempre incuriosito. Sono sempre stata dubbiosa tra il grande bevitore o il grande intenditore. Uh, forse tutte e due, forse nessuna delle due, chi lo sa, continueremo a guardare, a, a guardare James sempre con curiosità e sempre con affetto. Fatto sta che io, invece, dalla mia parte, continuerò sempre a cogliere i riferimenti in, uh, in tutto ciò che mi circonda: i, i riferimenti sul vino, in tutto ciò che mi circonda, proprio come un bravo agente segreto al servizio del nostro universo. Vino, <ride> questa è bellissima. Bene, spero che questa puntata su James Bond e su Sean Connery vi abbia incuriosito, intrigato e magari adesso per le, i prossimi giorni potrete andare a vedere anche qualche film di quelli che vi ho indicato per vedere queste particolarità. Io con questo vi, vi saluto e vi ringrazio. Uh, vi ricordo di seguirci sui nostri social, Facebook e Instagram. Vi aspetto per le prossime puntate. Preparatevi perché dovrebbero arrivare anche quelle per gli, per gli abbinamenti natalizi. e Cincina a tutti quanti voi, e in gamba!